Ne avevamo parlato con la tua compagna di nazionale Milena Baldassari, avevamo commentato il suo esercizio alla palla che poi però aveva sbagliato, sì, purtroppo. Qualche errore di troppo per lei alla palla, vediamo se si saprà riscattare proprio con le clavette. L'amour est enfant de la consommation, il voudra toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion, l'offre et la demande pour une unique et seule loi. Et c'est comme ça que c'est comme ça que c'est comme ça que c'est comme ça que c'est. Stati momenti in cui vedevo Viola applaudire e io con lei, altri momenti in cui ci siamo lanciati con qualche sguardo come dire ah mannaggia qua poteva andare meglio. Cosa succede Viola quando un lancio non è perfetto? La ginnasta può decidere di cambiare quello che ha nell'esercizio, no? La cosa più importante credo sia cercare di recuperarlo al meglio, quindi come dire bisogna per forza cambiare qualcosa se non è perfetto. Esatto, cosa che invece un tempo bisogna avere un tempismo eccezionale, però bisogna scegliere tutto al momento. I riflessi prontissimi. Sì, e un tempo non si poteva neanche tanto più di tanto fare perché c'erano le fiche, no? Quindi c'erano dei fogli con scritto l'esercizio e la giudice controllava che venisse svolto tutto quello che c'era segnato. Adesso invece la giudice ha il foglio bianco e scrive quello che vede. Bello questo cuore che disegna nell'aria questa ginnasta, questo rischio delle tre infilate un po' recuperato, però tutto sommato salvato, ampissimi questi salti, davvero un'apertura pazzesca. E qui forse c'era qualcosa sotto questo lancio, vista un po' incerta, e la ripresa esatto di questo rischio che sicuramente non era così semplice. Ecco, qui vediamo dei piccoli lanci delle due clavette, hanno tutti un alto valore, quindi ne fanno davvero tanti le ginnaste all'interno dei loro esercizi. E questo invece è un giro panché sull'avampiede, quindi ha rischiato di appoggiare il tallone ma per fortuna è rimasto alto da terra. E finale. Sorride, sì. Più soddisfatta rispetto alla finale alla palla. E anche l'espressività va allenata in palestra, vero Viola? Sì, sempre, perché poi 33-250 intanto, un ottimo punteggio per la ginnasta uzbeka. Se non l'alleni poi in gara non è la stessa cosa. Slovenia. Esatto, cambia proprio l'energia quando esprimi.